Hola todo el mundo. Hola a todos mis amores, benvenuti e bentornati a tutti quanti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Natalie e nel video di oggi, come avrete già letto dal titolo, faremo un haul, possiamo chiamarlo haul, semplicemente stamattina ho fatto degli acquisti e ho pensato perché non mostrare cosa ho acquistato in vista delle mie vacanze, delle nostre vacanze ovviamente. Stamattina mi sveglio e dico boh, oggi vado perché sennò lascio tutto all'ultimo e all'ultimo ci sarà da correre e il mio ragazzo lavora sempre, quindi non ce la faremo mai ad andare insieme. Cioè oggi è martedì e noi partiamo lunedì prossimo. Stamattina sono andata col bimbo, sono andata con Benny al village, al Fidenza Village, che è qua vicino a casa mia praticamente. Principalmente sono andata dalla prenatal, perché ovviamente le cose che dovevo prendere erano per Benny, perché per me sto aspettando un ordine di Shein che spero che mi arrivi in tempo, spero che mi arrivi in questa settimana qui. Le date previste erano dal 3 luglio al 7 luglio, io parto l'8, quindi dovremmo starci, solo che è uscito l'avviso che potrebbe esserci un ritardo di 1-2 giorni. Io spero che non ci sia nessun ritardo, perché se no mi arriva la roba e io sono via. Allora, basta chiacchiere, non voglio annoiarvi di più, voglio cercare di parlare di meno perché mi rendo conto che nei video parlo troppo e invece voglio mostrare di più e parlare di meno. Bene, allora, prima cosa che sono andata a comprare, fanno mini, però questo non è per le vacanze, questo è per qui, è qua per casa perché sono finiti i pannolini e quindi dovevo uscire per forza, e già che c'ero ho detto prendo anche qualcosa, che le cose che mi servono per quando siamo andati, per quando andiamo via. E stavolta, per la prima volta, provo i Piepù. In realtà prima volta no, la seconda volta, perché quando era appena nato ho provato due pannolini Piepù che li avevo trovati all'interno della box gratuita della prenatal che ti danno quando sei incinta. Ecco, dentro quella box avevo trovato due pannolini, o quattro, non mi ricordo, di questo brand, di Piepù. Da lì non li ho più utilizzati perché mi sono trovata benissimo con i progressi e tutti gli altri che avevo provato, i Pampers, Baby Dry, Babylino e altri ancora, irritavano Benny malamente, tantissimo. Quindi mi ispirava e ho detto ma proviamoli, magari va bene, questa settimana li provo e se mi trovo bene, quando sono giù, li vado a prendere direttamente lì vicino a casa. Altra roba, ecco, la camicettina. Camicettina super carina, estiva. Ho preso la taglia 9-12, perché, cioè, 9-12, ma io la vedo grande. Cioè, non, a me sembra 12-18, e invece 9-12. Poi ho preso, in occasione appunto del viaggio, questo set di posate con la sua custodia, perché quando andremo al mare vi porterò uno, poi magari usciamo. Ecco, quindi questo lo metterò direttamente dentro la borsa. Non so quanto ho pagato questo, 6,99 euro. Ho preso questo latte qui dell'Umana. Allora, questo è il latte. Benny è abituato, più o meno abituato diciamo, a prendere quello della Hip biologico. Fammi provare magari l'Umana, che è la più facile da trovare, gli piace, anche se noi abbiamo già provato l'Umana all'inizio e non gli piaceva. Quindi per la seconda volta voglio provare l'Umana. Raga, non so, questa luce che vedo, cioè mi lucida la faccia. L'Umana si trova ovunque, anche al Conad, anche, cioè si trova ovunque. Magari magari va meglio, non lo so, per comodità, ecco. Però se invece mi rifiuta anche questa, ritornerò sicuramente a prendere la Hip. Altra cosa che ho acquistato è questa borraccia qui per l'acqua, perché questa è già la terza borraccia che compro. Tutte le borracce che gli compro a Benny le distrugge, le butta a terra, le disintegra. E, oppure perdo il tappo. Ho preso questo qui che è il tappo attaccato. Se sentite i rumori è il piccolino che è qui. Niente, allora, stavo dicendo di questa borraccia perché me l'ero
questo tappo qui che funziona così, cioè si chiude. Ora l'apro. Questo è ai 12 mesi in su. Lui sa già bere con la cannuccia, anche perché i succhi di frutta spesso gli dico in cannuccia. Oggi mi è arrivato anche questo pacco da parte di Kiddo Kids. Non so se sapete e conoscete questo brand, però a me usciva sempre tra le pubblicità di Instagram e mi incuriosiva perché ha dei libri e dei giochi in stile montessoriano. Noi non è che seguiamo la lettera a questo metodo, però ci piace. Quindi ho deciso di acquistarli e fare una prova e prendere questo libro. Che cosa ha di particolare questo libro? Questo libro si colora con l'acqua. Ebbene sì, quindi dovrò prendere uno dei miei pennelli da trucco perché non ho altri pennelli. E praticamente lo intacchino così, si colora con l'acqua proprio, oppure con le mani e con l'acqua e si colora. Non vedo l'ora di metterlo alla prova. Comunque, io ho scelto il libro della fattoria in questo modo. Vedete i disegni come sono, teoricamente bagnandolo con l'acqua si dovrebbero colorare. C'era anche un'altra tipologia oltre questi di fattoria, ecco. Cioè potete scegliere quello che più vi piace. Comunque è un grande intrattenimento e infatti ve lo porto anche questo in vacanza. Che si sa mai, magari al mare riesco a farvi divertire così mentre mi prendo un po', mentre mi rilasso un pochino. Raga, odio... Cioè, mi piace questa luce, però è troppa luce. Spesso sembra che sto sudando, invece non sto sudando. Credetemi, non sto sudando. Poi abbiamo comprato anche questa macchinina che Benny adora. Altra cosa che ho preso, in questo caso per me, in vista delle vacanze, questa di Rituals. Sono andata da Rituals, adoro questo negozio, e ho preso questo... questa lozione a schiuma per il corpo che profuma da Dio, cioè buonissima. Non era quella che volevo, io volevo quella rosa, Sakura se non sbaglio si chiama quella rosa, che ha anche mia sorella, buonissima, e non c'era, esaurita, quindi ho dovuto prendere questa qui, che comunque è buonissima. Avete presente quando siete in strada e sentite passare delle persone piene di profumo e odore pesante però buono? Ecco, secondo me usano lozioni del genere, magari non la stessa, però cose così, perché questa profuma tantissimo e dura per un sacco di tempo, cioè è intensissimo, non so come, dovete assolutamente provarlo secondo me. E anche questa me la devo portare giù in vacanza, proprio per questo l'ho comprata oggi. In regalo mi hanno dato la crema per le mani. Questa non so, avevo diritto a un regalo visto i miei acquisti. Anche questa buonissima, questa crema per le mani, adoro, la devo portare. Niente ragazzi, questi erano gli acquisti di oggi, niente di che, come avete visto, giusto qualcosina abbiamo comprato. Poi in questa settimana comprerò sicuramente altra roba e vi aggiornerò. Vi aspettate anche il video dell'unboxing di Shein, belli che sta piangendo dal padre. E niente, io devo andare perché Benny mi sta chiamando.